veramente, forse lo facciamo a Giacomo, sì. Il carattere, perché viene fuori il carattere, vero? Sì. Perché lei ha un extraterrestre che si chiama Wilson, che da 15 anni convive dentro di lei e le detta delle cose. Ma lei arriva da Los Angeles, perché gli americani l'hanno chiamata in due talk show, non so, sempre per queste cose qua. Sì. Poi va in Grecia, in altre parti. You come from Los Angeles? Yeah. Yeah. Mm. Ecco, Flanagan, certo che ha sentito subito. Eh? Parliamo in inglese dopo. No, parliamo italiano. Forse inglese, meglio, tutto. Soprattutto per me. Okay. E quindi lei fa una strana cosa, dice che sarà curioso vedere Aldo, Giovanni e Giacomo alle prese con... Vabbè. Ma perché no? Allora, io volevo fare uno spostamento. Mi date il blocco, per cortesia? Grazie. Con una penna? Benissimo, allora... datemi un'altra sedia per così, grazie. C'è? Grazie. Teodora, venga qua vicino a Giacomo, venga qua. Io inizio già a preoccuparmi. Allora, io voglio ricordare che Teodora Stefanova ha questo Nielsen dentro di sé, questo extraterrestre, e adesso lei deve dire, Giacomo, devi dire l'età. Cosa vuol sapere? Data di nascita e nome e cognome. Giusto, però, non devi scherzare. Perché io? Con tutto può scherzare, ma con questo no. 26 4 56. Porto bene, però, detto niente nessuno. Nome? Giacomo. Di cognome? Poretti. Aia, già il cognome è sfigato. non si scherza con si Poretti scherza. Con due T? Poretti con due T. Ok. Non è Giacomino? Allora. Lei fa dei segni, ma un carattere molto forte, molto sensibile, troppo generoso, e gente in qualche momento approfitta di te, di tua generosità. Quando una persona approfitta con te, tu non sei capace anche di odiarla, di arrabbiarti. Ti allontani senza dire nulla. Subisci tutto dentro di te, non è più la stessa cosa. E con tempo perdoni, però non dimenticare mai quando ti ha fatto qualcuno di male. Questo è il tuo carattere. È un tatuaggio. Poi se ti piacciono ben precisi, chiare le cose, sì o no, non sopporti falsità, deve sapere tutta la verità com'è. Poi quando deve prendere un impegno, sei di parola. Anche un ritardi le cose, non è che le fai subito, però sempre quando hai promesso una cosa ti ritorni di farla. E ultimi 9 anni sono stati diversi cambiamenti in tua vita. Sì. Vedo una casa deve mettere a posto, anche adesso, questo momento. È importante perché adesso, proprio marzo-aprile, cominci a fare questa cosa, è molto importante per te. E una volta delusioni da amore con una donna, e adesso c'è un'altra donna, vedo. Vicino alla tua vita, perché vedo costruisci una famiglia, vedo sposato, capisci? E vedo anche un figlio maschio. Figlio maschio? Sì, avrai un figlio maschio. Che cos'è? Difficile da rileggere poi. Sì. Poi assomigli tua mamma. Scusa, non scherzare perché la gente. Assomigli tua mamma. Assomiglia a mia madre. Sì. Hai capito? Poi ami molto tua libertà e desideri sempre la tua indipendenza. Sei un buon psicologo, capisci le persone, qualche momento anche puoi sbagliare, però le persone le capisci. Poi sei molto scettico, hai bisogno sempre di confermi, sempre di avere, giusto, ecco così, toccare, di essere sicuro di questo. Poi quando devi prendere una decisione devi riflettere e sempre pensare, e all'ultimo minuto decidere tutto. Me lo puoi tatuare sulla schiena? No, aspetta un attimo. Tu papà non lo vedo. Non lo vedi? No, non lo vedo. Cosa vuol dire? Non viviti insieme, non lo vedo a casa tua. Hai capito? Rapporti difficili in qualche momento. Ti fa soffrire questa cosa dentro. Capisci? Sono caratteri un po' diversi, siete, capisci? Però è una persona molto intelligente, in pensione lo vedo. Sì. E deve un po' vedersi salute. Hai capito? Un po' di problemi che deve vedere. Un po' di aritmia al cuore, un po' le gambe, capisci? Anche un problema di intestinale.
capisci, che riguarda questo. Poi adesso deve prendere decisioni per tuo lavoro molto importante, che sei molto, cioè, no, molto confuso, molte confusioni, molte cose, dovete trovare un accordo perché tutto parte adesso da febbraio e deve sapere che avrà anche successo, però non da febbraio parte una cosa molto importante e vedo anche concludere un contratto perché vedo... Allora, sono una persona che sicuramente ci avete discussioni perché come non è d'accordo, capisci? È una situazione, un po' disagio crea la situazione. Comunque si riprende molto, molto di breve tempo, parte anche all'estero, farà un viaggio molto presto, questo è molto importante. E dovete trasformare una cosa vostra che state preparando insieme. So che dovete trovare modo senza di lui? No. Poi lui c'è si stacca da loro? No, aspetta, non è questo. Scusi, e io vedo anche una divisione, ma non adesso. Questo cadrà dopo settembre, ottobre, quest'anno, 97, e 98 hai cambiamenti per conto tuo. E 98 è per conto tuo. Però non voglio dire che le lasci loro. È una cosa, farei anche con loro, però farei una cosa personalmente tua. Che hai intenzione di fare come tuo progetto e questo è molto importante. Dobbiamo perché concludere. Potrei anche dopo 2000 cambia anche città paese. Teodora, dica un Ilsen, basta così. Io le dico cosa che vedo. Sì, no, poi basta. Poi la vita privata è adesso da decidere, capisci? È molto importante questo periodo con la casa e con questa donna che la vedo. È un filo maschio. Sì. E loro due li mollo tra un po'. Cosa? Loro due, con loro due. No, non avevamo vedo che le molli. Con loro, però farai una cosa più personale. Ah, rimarrò tua, con loro, però farò una anche una cosa attività, più protagonista una cosa lui. Ecco, più attività tua, più gestire le cose, sì. È importante questo. Più autonomia. Sì. Vabbè. Cosa. E poi anche vedo che entro 2 anni arriverai da tuo successo un po' di sistema finanziario, se mi anche a posto. Grazie Teodora. Grazie. Consigli per gli acquisti. La cosa singolare è che Teodora Stefanova è bulgara. Veramente. E voi fate sempre i bulgari. Di dove? Sofia. Sì. Beh, è bulgara per davvero. Io sono più cecoslovacca. Ah, Prago. No, Bratislava. Ah, bellissimo. Però ho dei cugini bulgari. A Sofia conosce per caso... ho una cugina... più vecchia di me? Vabbè, sono tanta gente, non so chi è. Si chiama... qualcosa particolare? Si chiama Carola. Non mi dice molto questo. Guarda che quando si trovano due bulgari alla fine, per cui iniziano a parlare... No, ma a me mi conoscono abbastanza gente anche in Bulgaria, però non so chi è, una cosa più particolare che mi può spiegare per questa Carola, può darsi anche... devo informarmi. Perché il paese è anche piccolo, però... Voi vi ricordate? No, Marina. Con la tua no, amica. Carola. No. Troppo. Mi dispiace, informiamo. No, nessun problema. Ma dove vive Carola? Carola vive anche lei a Sofia. Sì. Lei è un po' diversa da me. È un po' più tranquilla. Mamma mia. Più tranquilla, un po' meno aggressiva, parla poco, il ramo calmo della tu invece famiglia. Sei più no? Come ti chiamano in Bulgaria? Il peperino di Praga, sono molto mentre vivace. Tua cugina come la chiamano? La camomilla di Bratislava? No, la camomilla di Sofia. Ah, di Sofia. Ma no, sì, lei è un po' più bulgara. Comunque noi dell'est siamo tranquilli, certo. Dentro ma fuori anche. Beh, dipende dalle situazioni, giusto? Sì. Io trovo che lei sia più brava di tutti voi tre messi insieme. È probabile. Io. Lei ha dei tempi assolutamente straordinari. Voi dovete molto, eh? È vero, ma credo di averlo già detto un'altra volta. Confermiamo. È vero, ragazzi. Grazie. Prego. Complimenti, ma poi si vede che uno viene dall'est. Sì. Sì. Da che cosa? Nella psicologia, nello sguardo.
Quando le si chiude un occhio, per esempio. Ah, sì, così. Sì. Che non è un ammiccamento, è... No, è che riposa la metà destra della faccia, eccetera. Quando canto anche vado a tempo, mi aiuta a non sentire la solitudine, ecco. Certo, tiene compagnia. Sì. Complimenti. Grazie.